Grande bagno di folla qui allo stand Triumph, dove tra le tante novità emergono le nuovissime Street Triple, che arrivano in tre diverse versioni: la Moto 2 Edition, che è qui alle mie spalle, le versioni R ed RS, che si differenziano per dotazioni. Su tutte arriva il nuovo motore da 765 centimetri cubi, arriva la piattaforma inerziale che innalza il livello di controllo elettronico dell'impennata, del controllo di trazione e dell'ABS. Adesso andiamo a scoprirle nel dettaglio, facendo però prima scomparire tutto il pubblico che sta ingolfando lo stand di Triumph qui al padiglione 15, e c'è anche un super ospite che ci dà qualche dettaglio in più a livello di design. Tre versioni, come dicevamo, oltre appunto alla versione Moto 2 Edition ci sono anche la R qui con me e la RS. Ovviamente le differenze sono nelle dotazioni di sospensioni, freni e piccoli particolari. Entrambe le moto hanno il manubrio tipico delle Triumph Street Triple, ma ne parliamo direi in maniera più approfondita e assolutamente importante con Rodolfo Frascoli, uno dei designer più famosi e apprezzati del mondo. Rodolfo, ciao. Ciao Marco, ciao. Ti abbiamo coinvolto perché la firma e le forme di queste nuove street sono uscite dal tuo foglio. A una prima occhiata ti direi che si è alzato un po' il baricentro, se così posso dire, no? delle forme della moto. Certo, hai colto perfettamente. C'è un grande cambiamento rispetto alla versione precedente. Tutta la carrozzeria dalla parte centrale, serbatoi, fianchetti sono completamente nuovi e, come dicevi tu, le masse si sono alzate, una stanza diversa, più caricata, più alta in questa parte, c'è una migliore ergonomia nella zona centrale e, come vedi, la linea tende verso il basso grazie anche a un nuovo fly screen, un nuovo cupolino che rispetto alla Street Triple di prima, che era molto più voluminoso, adesso è cattivissimo e schiacciato sul fanale. È molto innovativa anche questa zona per essere una street che è sempre stata relativamente conservatrice, e perché qua volevamo anche conquistare un mercato nuovo, ancora più dinamico, ancora più giovane. E questi fianchetti sono integrati con la parte centrale, le danno uno slancio che nella vista tre quarti anteriore è estremamente efficace. Abbiamo delle nuove colori del radiatore e uno scarico tutto nuovo, abbiamo disegnato con grande attenzione il silenziatore, siamo molto soddisfatti. Come tu hai accennato prima, la Street Triple è legata a delle forme, no? A delle identità iconiche, quindi certo. Credo che nel caso specifico di questa moto per te non sia stato così facile, no? Riuscire a trovare una soluzione definitiva senza perdere quel family feeling che ha fatto la fortuna di questa moto. Certo, questo capita quando lavori con delle icone, devi rinnovare delle icone che hanno una storia che va rispettata, che hanno un mercato che va rispettato, perché ci sono dei clienti affezionatissimi a determinati stilemi, però ciò che non si evolve sparisce ovviamente, quindi andava fatto un aggiornamento importante, ma estremamente in linea con lo spirito Street Triple e le classiche caratteristiche che deve avere una Triumph, che sono sempre una sportività mai urlata, mai eccessiva, classe, eleganza e forme che durano negli anni, nel tempo. Restando sulle difficoltà di chi fa il tuo mestiere, essendo una naked ha pochissimo volume a disposizione, sì, no, da maneggiare, ecco, questo per te è un bene o è un male? Beh, diciamo che è una cosa abbastanza normale, lavorare sui millimetri quando non hai tantissimo volume, e lì sta il bello, lì sta il difficile. Sono diciamo problematiche differenti a seconda del tipo di moto che un design deve andare a fare. È chiaro che su una Adventure, per esempio, come può essere una Tiger 1200, hai superfici e volume molto più estesi. Su una naked ogni minimo dettaglio è importantissimo. Per quello che può valere il giudizio mio assolutamente personale, hai colto nel segno, le moto sono bellissime, potete venire ad ammirarle qui ad ECMA al padiglione 15. Grazie Rodolfo Frascoli. Grazie a voi, grazie. Grazie Triumph, sempre presente con idee innovative e sviluppo sempre più importante nel settore delle due ruote.